Che cosa sono diventati oggi i manager? È una risposta complessa perché, allora, innanzitutto io credo che i manager abbiano nel tempo, negli ultimi decenni, rinunciato al loro ruolo sociale. Hanno rinunciato a sentirsi parte della classe dirigente, di un paese, che vuol dire non delle loro aziende o del tessuto economico-industriale, ma della società di cui il tessuto economico-industriale fa parte. Quindi prendersi sulle spalle la responsabilità di migliorare un pezzo della società e un pezzo della comunità, sul quale possono avere impatto. In secondo luogo, i manager oggi sono diventati troppo spesso dei tecnici, dei tecnici esperti di discipline molto specialistiche, e si sono dimenticati che il ruolo fondamentale di un manager, specialmente di alto livello, è innanzitutto quello di guidare persone in un percorso, e non quello di risolvere problemi tecnici grazie a delle competenze super specialistiche. Il manager si trova tutti i giorni schiacciato tra il dover raggiungere degli obiettivi che molto spesso, anzi quasi sempre, gli vengono dati, gli vengono assegnati, e la necessità o la volontà di rimanere rispettosi nei confronti delle persone, delle risorse anche che ha intorno, non solo umane, ma anche le risorse sociali, le risorse ambientali, le risorse della società e del mondo in cui vive. Cioè, il manager non deve dimenticarsi di essere un essere umano, di essere un padre, di essere un figlio, di essere un marito, una moglie, quando varca la soglia dell'azienda, di cercare di prendere la stessa decisione, di prendere le decisioni diverse che deve prendere sul lavoro con gli stessi criteri con cui prenderebbe decisioni nella sua vita, nel suo gruppo familiare o amicale, cioè pensando al futuro. Alla fine il concetto fondamentale per rimanere brave persone è non approfittarsi del presente, a scapito del futuro, non accumulare, per questo la parola che alla fine cito spesso nel libro è equilibrio, che è l'opposto di vantaggio, cioè se ci occupiamo troppo del vantaggio, rinunciando all'equilibrio, stiamo semplicemente rubando a qualcuno, spesso ai nostri figli o ai nostri eredi aziendali, qualcosa che appartiene loro, cioè stiamo rubando futuro a qualcuno.